Ciao a tutti e benvenuti al nuovo incontro di Pagina Piegata Arte. Oggi vi parlerò ancora della body art e della performance in una seconda parte conclusiva, anche se di body art e di performance bisogna parlarne per ore e ore e ore, anche perché è attualissima, tuttora viene utilizzata da artisti, danzatori d'avanguardia e via dicendo. Nonché la body art addirittura si sviluppa poi con il body piercing, il body painting e via dicendo. Però restiamo sulla l'original body art dove il corpo è la parte principale. Ritengo opportuno quindi parlarvi anche, chiaramente per esprimere la body art, è legata come bianco e nero con la performance e quindi determinati comportamenti che sono stati definiti e si possono definire performance inteso come nella sua accezione più larga che include un ampio spettro dell'arte contemporanea che abbraccia il nouveau realisme, l'arte povera, l'arte concettuale, la land art, il movimento fluxus e andando molto indietro nel tempo anche il movimento dada. Pertanto la body art e le performance sono figlie di tutto questo fare artistico tipico del Novecento. La body art, infatti, si segnala tra le esperienze estetiche degli anni 60 in avanti, come una sorta di forte trauma espressivo, come il radicale svuotamento dei canonici fondamenti artistici esistenti, raccogliendo in qualche modo tutta la fenomenologia di esperienze estreme legate all'idea di corpo come luogo del simbolico. Il corpo viene utilizzato dagli artisti per sondare le esperienze dell'essere, per indagare le forze produttive dell'inconscio, per esplorare pulsioni di vita e di morte e per liberare tutti i flussi del desiderio repressi da una società rinchiusa da tabù atavici. My body is a cage. We take what we are given. Just because you've forgotten doesn't mean you're forgiven. I'm living in an age that screams my name at night. Quella che avete appena ascoltato è My Body is a Cage, interpretata da Peter Gabriel nel 2010. È un brano composto dalle Arcade Fire, gruppo canadese, nel lontano 2007. E afferma proprio: il mio corpo è una gabbia. La body art è dunque il linguaggio artistico esperienziale che per la prima volta scava nei recessi dell'essere e li rende manifesti. Nella body art è abbandonato il bisogno della tela o di un supporto come spazio per esprimere una ricerca o un'espressione. L'attenzione si sposta su chi fa l'azione, sul suo supporto, ovvero il corpo stesso dell'artista che diventa tela, in un intreccio totalizzante di arte e vita. La body art si è quindi espressa nei modi più diversi e curiosi, ma in questa estrema varietà si può tuttavia individuare un elemento comune nella maggior parte dei casi, viene pragmaticamente evitato, quello della gradevolezza per escludere l'antica idea del piacere estetico legato all'opera. Anche le grandi sedi istituzionali dell'arte, come la Biennale di Venezia, hanno ospitato operazioni fortemente discutibili, come quella presentata nel lontano 1972 da Gino De Dominicis, nato nel 1947 e se n'è andato nel 1998, che espose come interventi artistici esseri umani afflitti da varie patologie. Sicuramente importanti per gli artisti della body art sono le esperienze dadaiste, come vi ho già menzionato all'inizio, totalmente slegate dal concetto di arte tradizionale, così come decisiva appare anche l'apporto dell'esperienza degli happening della corrente Fluxus. Il corpo dell'artista, la sua presenza fisica, tangibile di fronte al pubblico come possibilità di instaurare con esso una comunicazione immediata paritaria. Effemericità dell'azione, del processo che sfugge
alla conservazione ed è destinato a restare soltanto e soprattutto nella memoria di chi ne fa esperienza. Non è come un'opera, un quadro che viene realizzato e poi si espone in varie mostre. Qui poi chiaramente vengono usati video, fotografie, ma vivere la vera e propria realtà della performance, cioè quella volta lì e dopo basta. Ora alcuni artisti della body art, intanto quella abbastanza estrema come la volta scorsa in un altro incontro vi ho parlato di Marina Abramovic. Questo è Chris Bourdain, 1946 e in Paradiso dal 2015. Statunitense. Shoot è la performance che con l'aiuto di un assistente, più forse drammatica, si fece sparare addosso a distanza ravvicinata, colpito ad un braccio. Fu uno dei più estremi sperimentatori di questa forma d'arte, in cui l'impiego del corpo, pericolo e spettacolo si riunivano. Di questo tenore, altra performance fu "Alle 20 mi sono sdraiato". Qui l'artista, in mezzo ad una strada, coperto completamente da un telo impermeabile, con due pile elettriche attive per soli 15 minuti, poste una accanto all'altra come segnale per le auto. Le auto passavano, lo schivavano. Poco prima che le torce si esaurissero, è arrivata poi un'auto della polizia e Bourdain venne arrestato per procurato allarme. Altro artista, Vito Acconci, italiano e americano poi di vita, nato nel 1940 e anche lui se n'è andato nel 2017, Acconci cerca nelle sue performance di esprimere la massima potenzialità del proprio corpo. Ha fatto molto parlare alcuni suoi gesti pubblici, come lo sfregarsi un braccio fino al sanguinamento, cioè farsene fuori il sangue a forza di strofinarselo, seduto al ristorante. Immaginate gli altri commensali come l'hanno un po' presa. Altra azione di Acconci, ad una sua mostra, ha creato un pavimento di legno rialzato, lui introdotto sotto, rendeva partecipi i visitatori. Allora, come ha fatto? Se la gente camminava sopra questo pavimento di legno, lui era sotto. Certamente i visitatori ne sentivano i suoi gemiti e alla fine un bellissimo orgasmo, perché si masturbava. Arriviamo a Gina Pane, 1939-1990, artista francese. Gina Pane rientra a pieno titolo tra gli esponenti della body art più estrema e violenta. È considerata fra le madri della performance artistica, si ferisce con spine di rosa, con lamette o rotolando su dei pezzi di vetro per denunciare la concezione maschilistica della figura femminile. Vuole esprimere il dolore che si prova in un rapporto d'amore, dove ogni ferita rappresenta una sorta di autoflagellazione, quasi agnello sacrificale di religiosa memoria, che assume su di sé tutto il dolore del mondo. Le ferite e il dolore diventavano mezzi diretti per una sorta di elevazione spirituale. Potremmo collocare tutti i martiri e i santi della religione cristiana o induista o islamica, eccetera, come quasi, non voglio essere, però il parallelo sono quasi dei performance di body art. Immaginate i dipinti di San Sebastiano trafitto da frecce, ma lui sempre sorridente. È strana la cosa. Orlan, nata nel 1947, artista francese. Si sottopose a varie operazioni di chirurgia plastica, filmandole e rendendole pubbliche, nelle quali arrivò a ricercare una deformazione del proprio volto, in contrasto con l'idea di bellezza, quindi bellezza imposta alle donne. Lei deformava il volto proprio per andare contro a questa bellezza imposta. In seguito il suo corpo è diventato territorio di sperimentazioni, impianti, protesi dove si gonfiava la fronte, simbiosi fra corpo e nuove tecnologie, in una sorta di realtà virtuale. Ketty La Rocca, 1938, se n'è andata molto giovane nel 1976, italiana.
Il percorso, ecco che qui ci spostiamo poi dall'uso del corpo, cioè l'espressione artistica dei performer su di loro, si sposta sulla gestualità, quindi più spostati sulla performance, che ti arrocca appunto a un lavoro che va a ritroso, iniziando a lavorare sulle parole e passando poi al significato di ogni singola lettera per poi arrivare ad esprimersi solo attraverso della gestualità delle mani. Quest'ultime, capaci di parlare con estrema immediatezza. Pertanto la comunicazione di tipo gestuale è alla base di molti lavori e del video Appendice per una supplica del 1969. Emblematici sono gli esempi delle numerose declinazioni del suo universo creativo, ricco di teorie, simbologie e ideologie. Arriviamo ora a un'altra performer, Milo Moiré. Svizzera del 1933, 83. La sua performance A Bird of a Pictures del 2014, pensate quindi la body art come si allunga fino ad oggi e anche oltre, è una performance di action painting, però uno diciamo action painting relativa agli anni 50, 45, 50, ma non è realizzata con le mani, con la gestualità, bensì con un'altra cosa. Lei realizza di fronte all'edificio che ospita la Fiera Internazionale d'Arte di Colonia, in cui la Milò Moiré si espelle dalla vagina su una tela sottostante degli ovuli riempiti di vernice acrilica, partorendo una vera e propria opera astratta. Al termine della performance, la tela chiaramente macchiata di vari colori viene piegata in due e riaperta, conferendo all'opera un aspetto simmetrico. Celebre poi, e anche notata da moltissime persone, perché vedrete come ve la descrivo, celebre è la sua performance in giro per il suo pubblico, quindi salendo su mezzi sempre di trasporto pubblici, quindi camminando per la strada e salendo sugli autobus, dove l'artista si muove completamente nuda con la borsetta, vestita solo delle parole indicanti i suoi indumenti, quindi slip, reggiseno, pantaloni e via dicendo. Arriviamo a Luigi Ontani, nato nel 1943. Ontani lavora sulla pelle della propria identità, realizzando delle performance di immedesimazione, dove l'artista in persona, con raffinata eleganza, ogni volta è un personaggio diverso. Quindi vedete un'altra forma ancora di body art. Se prima la Moiré girava nuda, Ontani si traveste continuamente, immaginandosi di essere una persona dotta, una persona celebre, si veste come lei, quindi cambia completamente era e aspetto, traendo i suoi modelli quindi da personaggi popolari, virtuosi e così via. Espone il suo narcisismo a livello superiore. Altra trasformazione, ma non più nell'abbigliamento, ma nel volto, è l'operazione che fa Giorgio Cham, nato nel 1941 e se n'è andato anche lui molto giovane nel 1996, italiano. Personalmente l'ho conosciuto a casa sua a Torino, quando io avevo 19 anni, in occasione di una sua mostra da Franz Paludetto. Cham porta avanti un lavoro teso ad approfondire l'uso della fotografia e la rielabora, cioè ne disegna e dipinge sopra. Sviluppa la propria ricerca nell'ambito del comportamento. Si è concentrato sul proprio volto, la sua identità continuamente scandagliata, rielaborata, ma colta, mai colta a pieno. Utilizzando il fotomontaggio e l'intervento pittorico, quindi sulla fotografia, Cham, di volta in volta si trasforma, si dipinge la barba o i baffi o le sopracciglia, quindi per cambiare i suoi connotati, non so, parrucche varie, per cercare quindi cambiando il volto una nuova identità e diversa soprattutto, quindi poteva essere a volte anche omosessuale, a volte incerta, a volte da maschio brutale e via dicendo. Quindi concentrandosi sull'analisi della propria identità come tramite per un rapporto con l'altro. Qui termina l'incontro con la body art. Il prossimo incontro sarà con un altro colore. Tempo fa, in un altro incontro, vi ho parlato del colore bianco.
parzialmente del colore rosso, la volta prossima sarà il colore nero. Quindi abbiamo fatto la trilogia dei colori medievali, bianco, nero, rosso. Grazie per avermi ascoltato. Ciao a tutti, alla prossima!